and I'd write it, the cure letter. Ed eccoci qua, dopo che abbiamo veramente passato 15 giorni dall'ultima volta che ci siamo sentiti. La settimana scorsa eravamo impegnati, guarda caso proprio questa sera, una settimana fa eravamo in quella di Assago Forum a vedere i Cure qui a Milano, amici miei. Eccoci qua con una puntata speciale dedicata alle quattro date italiane della band di Robert Smith, ovvero sia The Best Italian Tour 2022, e fra pochi minuti partiremo con questo lungo viaggio. Godremo veramente di tutto ciò che hanno fatto in queste serate italiane. Partiamo con due proposte che poi sono attinenti ovviamente alla band di Robert Smith. La prima, tornano ancora per la terza volta con noi i tribute band Cure, ossia Just One Kiss, che ci fanno ascoltare un altro brano della band di Robert Smith, ossia Secrets. Ricordiamo che loro vengono da Milano. Just One Kiss Band. Questa versione di Secrets, ovviamente dall'album 17 Seconds. Salutiamo Peter DJ, salutiamo Costanza, Flaco, Giancarlos, Citali, Frederick. Bene, ovviamente questa è una serata veramente speciale, e proprio perché è speciale abbiamo con noi il nuovissimo singolo dei Violet Vendetta. Violet Vendetta, capitanati da Eden Gallup, il figlio di Simon Gallup. Ci fa ascoltare questo
singolo bello, pimpante e soprattutto fresco, fresco, fresco di stampa, e noi siamo veramente contenti di averlo qui con noi e soprattutto di pubblicizzarlo. Abbiamo comunicato con lui e con Simon, e quindi sanno benissimo che questa sera passa questo singolo Head Full of Ghosts a GBJ Station, i Violet Vendetta di Mr. Haden Gallup.
Song, non è di certo Ed Song, amici miei, perché questa era Alone. Stavo pensando a Ed Song, perché ovviamente chiudeva una parte del concerto dei Cure. Amici miei, benvenuti, ben sintonizzati. Siamo partiti con Alone, che ha aperto il tour. Tutte le serate sono state aperte con Alone. In tutta questo tour, stasera sono a Madrid, ieri sera sono stati a Barcellona. Amici miei, state con noi, perché stasera grandi emozioni, vi promettiamo veramente grandi emozioni, grandi spettacolo, e soprattutto questi sono brani veramente live, non c'è nulla di artefatto, è proprio registrato così come era e come è stato. Dopo Alone è il momento di Play Song.
Wild Song, che come ben sapete ha sempre aperto alla grande il live, e ora invece è stato soppiantato da Elon, che è ovviamente, diciamo, una prosecuzione in chiave Disintegration 3.0. Sarà così il nuovo album? Beh, io presumo proprio di sì. Abbiamo qui dentro, in questa nostra playlist di stasera, i 5 brani inediti, quindi giudicherete voi. 21:19 minuti primi, dopo Play Song, è il momento di P.C.O.U. Thank you.
Feature You in tutta la sua bellezza e integrità dall'album ovviamente Disintegration. Non male come inizio, a long play song, Feature You e ovviamente Disintegration. Integration, amici miei, sfumiamo perché vi dico subito una cosa: abbiamo veramente una playlist lunghissima, abbiamo previsto più o meno un concerto proprio nel vero senso della parola della band di Robert Smetti, quindi proviamo a farci stare dentro veramente tutto ciò che abbiamo preparato per voi. Sarà una lunghissima serata, non chiuderemo alle 23.05 ma sicuramente andremo verso le 23.30, quindi ragazzi state con noi perché tanta, ma tanta, tanta musica targata Cure. We'll be right back.
Close Down ancora da Disintegration. Vogliamo salutare una nostra Cure fan, anzi due, Costanza e Sara qui collegata con noi anch'essa da Facebook. 21:32 minuti primi, questo è ovviamente Cure Night Like This, tutti i venerdì meno lo scorso perché eravamo veramente lì direttamente a Milano a Sago, Mediolanum Forum. È stata una grande emozione, ve l'abbiamo raccontata, ve l'abbiamo descritta e adesso ci ascoltiamo questa sequenza di brani che ci hanno portato dentro nelle quattro date italiane. Dopo Close Down è il momento di Cold. Ovviamente dall'album Pornography. 21:36, siete qui in diretta ovviamente su GBJ Station, che come ben sapete al venerdì si trasforma in Q Radio e Night Like This.
una versione magnifica di Cold, di Figurehead, dall'album ovviamente Pornography, in questa nostra serata, in questo nostro The Best Italian Tour 2022. Ovviamente stiamo parlando di Cure. Salutiamo Maria, che è una delle nostre Cure fan e soprattutto sarà una delle nostre prossime collaboratrici qui a GBJ Station. Porterà la sua sapienza, la sua cultura qui con noi. Ovviamente adesso dobbiamo ancora decidere le giornate, le ore, ma sarà una nostra prossima collaboratrice. Maria qui, ovviamente da San Giovanni Valdarno, in quella della bellissima Toscana, 21:41 minuti primi. Abbiamo ascoltato Figurehead, è il momento del andare al cinema. Al cinema ci presentiamo, ci sediamo e ci guardiamo un bellissimo film.
46, ovviamente parlavamo di Burn, ci è venuto in mente il Corvo, The Cove, qui a GBJ Station in questo 11 novembre 2022, ragazzi, non manca poi dopo tutto tanto il nostro sacro santo Natale, se ci pensate, ma adesso torniamo, concentriamoci perché siamo dentro in questo mondo chiamato Cure, e allora si parte per un altro viaggio. In second rappresentato con At Night, 21:50 minuti primi, abbiamo il secondo inedito che la band ha presentato. Questo forse è l'inedito più toccante perché è dedicato al fratello di Robert Smith. I Can Never Say Goodbye. A new song is called I Can Never Say Goodbye. It's about my brother. Thank you.
Never Say Goodbye, il saluto che ha dato a suo fratello, ma anche ai suoi carissimi genitori. In alcuni live, soprattutto all'inizio, è stato veramente toccante vedere il pianto di Robert Smith. 21 e 55 minuti primi, ci stiamo anche noi emozionando. A Strange Day. Sessions.
Sometimes, uno dei brani a cui io sono molto ma molto legato. 22, ragazzi, il tempo vola, ma stasera veramente saremo molto ma molto labili nel tempo. Perché? Perché vogliamo goderci fino in fondo questo concertone che noi di GBJ dedichiamo innanzitutto a voi ascoltatori, ma poi alla stessa band, ovviamente. È tutto quanto collegato. Altro inedito che hanno presentato, ovvero sia And Nothing Is Forever. Thank you.
brani hanno già conquistato un pochino tutti quanti ed è veramente bello la reazione di concerto in concerto da parte del pubblico, dei fan. Ringraziamo intanto, ci ha raggiunto anche Grazia qui nella nostra chat interna, potete benissimo entrare nella nostra chat come ha fatto Grazia e così potete tranquillamente colloquiare con i DJ di GBJ Station 22.06 minuti primi e amici miei è il momento di Love Song. Song, come ben sapete tutti, il brano che lui ha dedicato alla sua Mary. 22:10 minuti primi, è il momento adesso di farci prendere dentro in una ragnatela gigantesca. Thank you.
Lullaby. Ogni qualvolta che la band la suona, beh, la reazione è ovviamente alle stelle. Come è stata la stessa cosa, la stessa identica cosa nel momento in cui in Italia per la prima volta dopo 11 anni hanno presentato questo brano di nuovo. Dopo 11 anni, a sorpresa, hanno iniziato a suonarla proprio qui in Italia ed è stato veramente, mamma mia, una reazione incredibile. Avendola vista poi dal vivo, io l'avevo dimenticata, non nel senso biblico, ragazzi, sto pensando che l'avevo vista nell'87 nel Kiss Me Tour e rivederla nel 2022 ha fatto veramente il suo grande effetto. Thank you.
It's a song we've never played before ever. It's another new song. It's called A Fragile Thing. Fragile Thing si è fatta spazio con questa, veramente questi brani nuovi che ci stanno conquistando poco alla volta, come è giusto che sia. 22:25 precisi, è il momento di tornare indietro quasi alla partenza. Ci stavamo ascoltando una serie di brani dall'album Disintegration. Thank you.
Nicholas Foreign con la sua potenza interiore, incredibile brano. Prayers for Rain, grandissima sorpresa ritrovarselo nella scaletta da parte della band. Ovviamente siete qui collegati con il vostro Dark Side DJ 22-29 minuti primi in questo 11 novembre 2022 e proseguiamo, direi. Dog Shake, un'altra hit potentissima. 22:33 questa sera avete modo veramente di scorazzare a destra e a sinistra, sopra e sotto, dentro nella discografia dei Cure, ma non può assolutamente mancare un altro singolo, un altro brano che ha rappresentato una parte di vita e rappresenta una parte di vita a tante persone. Thank you.
Hanging Garden, come dicevo prima, molte sono le persone che si rappresentano e fanno semplicemente bene, perché ogni canzone di Cure rappresenta una parte di noi stessi. 22:37 minuti primi, Cure Radio and GBJ Station. Ora vi diamo in pasto un altro di quei brani che hanno fatto la storia della band di Robert Smith, dall'album Fate. Johnny Man, una meraviglia dietro l'altra, veramente sono momenti che, come dice giustamente Federico Brat Bratovic, il nostro mitico collaboratore, grandi emozioni, grande concerto. Loro sono i Cure.
Fascination Street, altro gioiello dell'album ovviamente Disintegration, un album che è stato portato, si può dire, in concerto quasi totalmente, mancherebbero 3-4 pezzi se non sbaglio. E 22:46 ci ha raggiunto anche Emilio, molto bene, grande il nostro direttore, mega galattico, intergalattico Emilio, ed ora è il momento di Want. Altro brano grande, grande, soprattutto nelle versioni live, questi pezzi, mamma mia, fanno veramente venire i brividi. E vorrei fare veramente un complimento al grande Rivers Gabbers, ma anche al ritrovato Perry Bamonte, perché comunque sia fa un lavoro oscuro molto importante per la band in questo momento. 22:50 minuti primi, ovviamente siete collegati con noi ormai da 1:55 minuti primi, ma non è ancora il momento di salutarci. (Sussurra)
Da Hey Down the Door insieme a Night Like This, due vere e proprie hit singles di quel magnifico album del 1985. 22:58 abbiamo con noi, come vi avevo preannunciato, Brat con i suoi programmi. Questa settimana vi porta nel mondo della psichedelia dei Pink Floyd, signori, dei Pink Floyd. Sferzate sonore di Primary, ovviamente tratto dall'album Fate del 1981. 23:02 minuti primi, questa sera sarà una festa lunga, quindi non potete staccare, come di solito facciamo alle 23:05, ma questa sera andiamo oltre, ma oltre. We'll be right back.
questo coro classico c'eravamo in tanti, perlomeno due, io e Brat, questo è sicuro, ma poi c'era anche Sara, che ovviamente insieme a noi c'era tanta gente, ragazzi, 23.05 minuti primi, beh, ora dopo Play for Today ti viene naturale aspettare questo brano. Thank you.
raccontare le emozioni che un fan come il sottoscritto, come tutti quanti voi, possa avere nel momento in cui ascolta E Forest, io penso che sia veramente difficile riuscire a poi tirar fuori le parole giuste. 23:10 minuti primi, siamo giunti a un punto importante della serata.
ragazzi, vi abbiamo fatto ascoltare, dura 10 minuti, vedete voi. Manca la parte cantata, ma è un'introduzione lunghissima. Io penso che siamo ai livelli di Kiss, The Kiss. Se vi ricordate, c'è un'introduzione di chitarra lunghissima di minuti, 23-17 minuti primi, ma come dice giustamente Brat, grande pezzo, grande brano. Ed ora finisce questa prima parte, perché come ben sapete poi la seconda sono tutte semplici e grandi pop song.
Just Like Heaven, In Between Days, sono i brani che ovviamente vanno verso la conclusione di questo mega galattico serata, diciamo, questo live che noi abbiamo creato appositamente per darvi l'idea di ciò che sono i Cure dal vivo. 23-24 minuti primi, la penultima canzone, forse una delle più conosciute, delle più commerciali, delle più cantate. It's a new song, it's called And Wednesday Too. And I don't care about Tuesday's great and Wednesday Too. Amici di GBJ Station, di Q Radio, 23-28 minuti primi, 2 ore e 32 minuti che siamo in diretta con voi, andiamo a chiudere questa serata. Alla conclusione di questo brano, ovviamente poi la band si allontanò e Robert Smith rimase a salutare l'intera platea. Ed è stata veramente dura lasciare l'affetto che gli proveniva dall'intero palasport. È stato uno dei momenti più belli, più intensi. Salutiamo intanto Brandon che si è appena adesso collegato. 23-29 minuti primi, questo è l'ultimo brano. Grazie di essere stati con noi qui nella nostra serata. Chiora.
and I'd like it, The Cure Leather.